Eccoci qua, buonasera, benvenuti su Cristiano Online, nel nome del Signore Gesù. Benvenuti fratelli, sorelle, amici, amiche, benvenuti su Cristiano Online, perché come sapete ogni sera siamo insieme a voi per poter trascorrere circa un'oretta ascoltando, meditando, comunque stando insieme e con la parola del Signore. Che bello ritrovarci, ormai è un appuntamento fisso da quasi 2 anni, il mese di marzo compiremo 2 anni, il 7 marzo compiremo 2 anni, quindi ci siamo quasi, ecco, e per grazia di Dio tutti questi giorni, questi mesi, il Signore ci ha accompagnato nel potervi fare compagnia, ma soprattutto poter, ecco, insieme meditare la parola del Signore. Allora, benvenuti a tutti, già vedo diversi che scrivono, tra cui Delio, lo salutiamo nel nome del Signore, Dio ti benedica, Rosanna, Vittoria, Giuseppe, poi tanti altri che non vedo da questa distanza, Caterina che non manca mai, Dio ti benedica. Questa sera abbiamo una serata un po' particolare, no? Sapete che c'è Franco Liotti con noi e ci tratterà questo tema, quale Natale? Bella domanda, bel punto di domanda, lo scopriremo dopo insieme. Abbiamo pregato tanto per Franco perché effettivamente non sta al 100%, un po' di tosse, ma siamo in live, quindi sappiamo che è importante e bello anche, no, sentirci di essere in live. Quindi preghiamo che tutto possa andare bene e che Franco possa avere anche la forza da parte della Signora, la guida dello Spirito Santo per poter guidare questa sera. Un saluto, non voglio dimenticare, va ad Antonio e Franca Interlandi che ci seguono sempre, a Carmelo Pepe, eccolo qui, ma Antonio e Franca sono particolarmente, diciamo, nelle nostre preghiere. Antonio sta in una situazione allettato ormai da tanti, tanti anni e ci segue sempre nell'amore della Signora. Ti salutiamo, ti abbracciamo nel nome di Cristo Gesù. Allora, questa sera abbiamo con noi anche Aminadab. Dove sei Aminadab? Eccolo lì, lo salutiamo nel nome del Signore. Partirà insieme a noi sabato tornerà, eccolo lì. Ti abbiamo scovato Aminadab, abbiamo fatto vedere. Partirà con noi in Ruanda, adesso è tutto incappucciato, ha detto qui fa freddo, in Africa invece fa molto caldo, si sta veramente bene. E quindi da domani continueranno sempre Cristiano Online, ma a condurre ci saranno gli altri, ma io ho riservate delle sorprese per voi. Perché? Perché ho intenzione di fare delle live, in diretta. Quindi quando iscrivetevi al canale, soprattutto di YouTube, quando sentite la campanella che vi chiama e dice c'è una live, e voglio farvi vedere un po' l'opera che si sta portando avanti in Ruanda, la scuola, i bambini, le adozioni, tutto quello che abbiamo, quello che si sta muovendo, il progetto Tabita, vi ricordate? Il progetto Beato Chi Legge. E quindi visiterò questi posti a Dio piacendo, non so se effettivamente sarà possibile, vedremo le restrizioni del Covid. Dovrò anche fare un salto in Zambia, parliamo di un salto, ma sono tantissime migliaia di chilometri, e se riuscirò effettivamente ad andare in Zambia, Aminadab verrà con me, e ci sarà l'inaugurazione, io so che non vi siete dimenticati, della scuola in Zambia, di questo miracolo che è un progetto che è nato su Cristiano Online, con Salvati per Servire. Vi dedicheremo una puntata speciale prima di quello, e la scuola sta andando avanti, adesso stanno montando il tetto, quindi non solo abbiamo fatto le fondamenta, cotti i mattoni, costruito e scavato l'acqua per il pozzo, l'elettricità, i bagni, 6 bagni, tutto quanto, siamo riusciti piano piano. E anche, devo dire, a una famiglia in particolare, non posso dire il nome, una famiglia in particolare che ha preso a cuore quest'opera e ha donato per poter terminare, per poter completare tutta la struttura. Abbiamo bisogno, cosa ci scrive Franco?
il mio volume va a scatti, non so perché. Abbiamo bisogno anche di un altro miracolo per poi completare banchi, lavagne, quaderni e tutto l'occorrente. Ma grazie a una famiglia in particolare, la struttura verrà completata, è una donazione mirata, particolare, e grazie a Dio per questo, e grazie anche a tutti quelli che comunque avevano donato fino a quel momento, e poi ci sarà bisogno di adornare e di completare quei banchi con tutto il resto. Ma vi faremo sapere, vi faremo sapere. Regia, mi sa che sto prendendo un po' di tempo. Volevo leggere nel libro di Geremia, capitolo 1, versetto 1 in poi, credo, voglio rassicurare a Franco che comunque è collegato, che è solo un problema, diciamo, per il nostro interno, all'esterno ascoltano bene, quindi non c'è problema. Comunque fateci sapere se ascoltate bene la mia voce. Scrivete qualcosa. Geremia, capitolo 1, versetto 1, leggo. È scritto così, parole di Geremia, figlio di Chilchia, uno dei sacerdoti che stava ad Anatot, nel paese di Beniamino. Verso 2, la parola del Signore gli fu rivolta al tempo di Giosia, figlio di Amon, re di Giuda, l'anno tredicesimo del suo regno, e al tempo di Joachim, figlio di Giosia, e re di Giuda, sino alla fine dell'anno undicesimo di Sedechia, figlio di Giosia, re di Giuda, fino a quando Gerusalemme fu deportata lì e avvenne nel quinto mese. Verso 4. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Prima che io ti avessi formato nel grembo di tua madre, io ti ho conosciuto. Prima che tu conoscessi del suo grembo, prima che tu uscissi dal suo grembo, io ti ho consacrato, ti ho costituito profeta delle nazioni. Io risposi, ahimè, Signore Dio, io non so parlare perché non sono che un ragazzo. Ma il Signore mi disse, non dire sono un ragazzo perché tu andrai da tutti quelli ai quali ti manderò e dirai tutto quello che io ti comanderò. Non li temere, perché io sono con te per liberarti, dice il Signore. Poi il Signore stese la mano, mi toccò la bocca. Il Signore mi disse, ecco, io ho messo le mie parole nella tua bocca. Vedi, io ti stabilirò oggi sulle nazioni e sopra i regni per sradicare, per demolire, per abbattere, per distruggere, per costruire, per piantare. Allora, è vero che è una parola profetica, una parola che ha un grande significato, che si potrebbe benissimo meditare su tante direzioni su questo brano, ma io credo che possiamo anche da questo brano comprendere che il Signore ci conosceva fin quando ci stavamo formando nel grembo di nostra madre. E è bello sapere che Dio ci conosce, cioè Lui conosce di te ciò che tua mamma ancora non sapeva. Lui conosce di te più di quanto tu stesso conosci tutti i capelli della tua testa, Lui li conta. E Lui ci chiama per andare dove? Dove Lui ci manda, e parlare con chi Lui propone affinché noi parliamo. Questa sera noi non sappiamo quanti ascolteranno, intanto salutiamo anche quella di Radio Logos, non vogliamo dimenticarci di loro, i radioascoltatori su Radio Logos. Non sappiamo chi siete, dove siete, ma sappiamo che se questa parola arriva a voi, il Signore ha voluto che voi ascoltaste. Questo è importante. Facciamo attenzione allora, perché Dio ci conosce meglio di come ci conosciamo noi. Vogliamo pregare e così porre attenzione a quanto il Signore vorrà condividerci. Vogliamo pregare. Padre Celeste, benedetto il tuo nome, ti ringraziamo, Signore, per questa grande opportunità, meravigliosa opportunità che ci dai questa sera di proclamare il tuo santo e benedetto nome. Signore, tu ci conosci fin quando noi ci siamo formati nel grembo di nostra madre. Ognuno di noi è stato dentro un grembo, è uscito, e tu conoscevi tutto di noi, Signore, fino a oggi. Ti ringraziamo per questo, perché la nostra vita è nelle tue mani. Signore, benedici ognuno di noi affinché possiamo porre attenzione a quello che tu vorrai comunicarci, che possiamo lasciare perdere tutte le altre cose si possono anche fare dopo. Adesso è il tempo di meditare la tua parola con devozione e sottomissione. Signore, vogliamo, desideriamo, ti chiediamo che tu possa
sostenere Franco, non sta molto bene di salute, Signore, per questa tosse, ma tu donagli la forza, soprattutto la guida dello Spirito Santo a proclamare e annunciare quanto è nella tua parola e hai messo nel suo cuore per condividerla con noi. Te ne preghiamo nel nome di Cristo Gesù, il Signore. Amen. E amen. Allora, vedo che già siete in tanti pronti ad ascoltare, quindi due canti e poi ci collegheremo con Franco Liotti. Vai, regia. Yeah.
davanti a te. Io comprendo l'amore tuo per me e dichiarerò che non c'è un altro che sia pari a te. Guardare indietro, non guardare indietro mai. Nessuno di noi guardi indietro perché siamo attenti a guardare avanti verso la croce, verso il Signore Gesù. Molte cose cercano di farci guardare indietro, no? È giusto, domenica scorsa il titolo del messaggio, della meditazione che ho portato era non guardare indietro, come la moglie di Lot che ha fatto, perché e non è una cosa buona. Chi ha messo la mano all'altro deve guardare avanti nel nome del Signore Gesù. Guardiamo avanti. Allora, io vedo che è già pronto, devo aspettare ancora un attimino perché alcune cose devono sistemarsi e la gioia di fare questo. Intanto saluto tutti voi, vedo che tanti state scrivendo, anche Radio Logos ci ha dato la conferma che siamo in diretta. Orlando, Tonia, Francesca, Caterina, quanti ne siete questa sera? Poi abbiamo Grazia, poi abbiamo Gustavo, abbiamo Sofia, Angelo La Torre e tanti altri che stanno scrivendo. Vi ricordiamo intanto il numero di Cristiano Online per chi ci ascolta anche alla radio. Intanto vediamo le mail, quindi cito le mail. Cosa cito, le mail o il numero? Cito il numero? Ok, fermo così. 350 152 20 21 il numero di Cristiano Online per SMS e anche WhatsApp, e poi ecco la regia prontissima ci mette anche le mail cristianionline@gmail.com, e se vi sono qualche domanda o qualcosa che volete comunicare potete farlo. Ricordatevi di pregare per quest'opera, se volete anche sostenere potete chiederci come. Io vedo già, credo, pronto Franco, aspetto solo un cenno perché io lo vedo a lui, ma mi dice di aspettare un minuto. Va benissimo, mi sa che inizio a tossire io. Sì, abbiamo ricevuto, tutto ok Franco, quindi se vuoi possiamo partire, siamo pronti. Il tema di questa sera, prendo qualche minuto ancora che gli serve a Franco, il titolo è Quale Natale? Un bel punto di domande. Ecco Franco pronto, quindi chiedo alla regia di inserire in diretta Franco. Vai regia, buonasera Franco. Buonasera a te Corrado, allo staff di Cristiano Online, e scusate c'è stato qualche piccolo intoppo a livello diciamo tecnico nell'inviarti i versetti. Ma siamo in diretta, no? Vogliamo rassicurare che oggi 23 dicembre ore 19:52 siamo in diretta, okay. Nulla di registrato, quindi viva la diretta Franco. Ok, può starci anche quella. Abbiamo pregato per te perché sappiamo che
un pochettino con la salute, diciamo, stai un po' combattendo, stiamo pregando e siamo convinti che il Signore ti guiderà. Grazie. Allora, la linea va per te, ti ricordiamo che anche che siamo su Radio Logos. Vai regia, la linea per Franco. Allora, io sono ancora molto contento di essere nuovamente qui con voi. E forse la voce è un pochettino falsata, sicuramente, perché sto lottando con un semplice raffreddore che però ogni volta che ci scontriamo con un raffreddore, in qualche maniera ne paghiamo le conseguenze. E nel mio caso è tanta tosse, soprattutto la notte, ma anche di giorno. Ora, spero sinceramente che per questo tempo che dovrò parlarvi, e lo faccio con molto piacere, che la tosse non mi tormenti più di tanto. Allora, siamo nel periodo finale di un altro anno, il 2021. Il tempo passa, in qualche maniera ce ne accorgiamo anche, perché ce ne accorgiamo che non ringiovaniamo, stranamente. E in questo periodo di fine anno, soprattutto il mese di dicembre, è considerato un mese, come dire, natalizio. Quindi sono giorni un po' particolari, un po' per tutti, ma specialmente per i cosiddetti mass media, che parlano continuamente non tanto di Gesù, come dire, dal punto di vista proprio biblico, ma più che altro se ne parla a livello di commercio. Cioè, voglio dire, mi spiego subito, si parla molto nelle pubblicità. Se voi ci fate caso, praticamente non c'è prodotto pubblicitario in cui non c'è la parola Natale. In qualche maniera Natale dovrebbe riportare l'attenzione delle persone, sia di chi fa certe cose, sia di chi ascolta, a riflettere su quello che è avvenuto più di 2000 anni fa. Quindi da un lato dovrebbero rallegrarci per il fatto che in qualche maniera si parla del Natale, però non vi confesso che sinceramente ne sono parecchio rattristato, perché si parla, come dire, in qualche maniera di Gesù, in qualche maniera, o in chiave soltanto liturgico-religiosa, oppure per fini commerciali. Come dicevo un attimo fa, si fa tanta pubblicità per i prodotti più svariati e sempre si mette la parola Natale in qualche maniera. Vuoi comprare una lavatrice, vuoi comprare un dentifricio, vuoi comprare una pelliccia, hai bisogno, che so io, di mobili. L'importante è che tu ci metti in questo periodo la parola Natale in qualche maniera, è sempre che diventa più vendibile. I negozi, fateci caso, in questo periodo dell'anno diventano più belli, perché si abbelliscono con delle luminarie particolari, i negozi diventano più accoglienti, più piacevoli, perché sono pronti a ricevere i clienti che in qualche maniera devono spendere se non altro la famosa tredicesima, che se voi ci fate caso ce la danno sempre in questo periodo dell'anno, cioè nell'ultimo mese, perché poi è più facile magari spenderla, e a volte se non si sta attenti si spende in maniera non proprio utile. Anche i luoghi, a dire la verità, che sono deputati, come si suol dire, alle manifestazioni religiose, si affollano di cosiddetti fedeli, cioè persone che magari una volta all'anno, può essere a Natale, può essere a Pasqua, oppure quando si nasce, però chiaramente uno non è che quando è nato ci va di spontanea volontà, lo portano. Generalmente c'è tanta gente che ci va in chiesa, come si suol dire, in chiesa, in un edificio deputato alla religione, più o meno due volte all'anno, Natale e Pasqua. Perché in qualche maniera sembra che l'uomo vuole mettersi in regola con Dio e partecipa, magari indossando la maschera adeguata, così scriveva un filosofo svizzero ormai nel secolo scorso, quando si va magari per un qualche cosa che ha a che fare con la religione. Oppure diceva questo filosofo sempre che anche in altri momenti della giornata indossiamo la maschera adatta. Al lavoro mettiamo una certa maschera, in famiglia un'altra, con gli amici un'altra ancora, e via di questo passo. Ora, in questi giorni, molta gente, dato che siamo nel cosiddetto periodo natalizio, si sforza di essere, come dire, più buona. A volte si sente dire, siamo buoni, è Natale. Come dire, Natale
per forza bisogna essere buoni. Poi cosa vuol dire? Il resto dell'anno possiamo essere cattivi? Beh, lasciamo perdere. Però fatto sta che tutti avvertiamo nell'aria qualcosa di festoso e di pio nello stesso tempo. Un po' tutti cercano di essere gentili, fateci caso. Persone che magari abitano nello stesso palazzo da anni e che forse magari neanche si salutano, anzi, se è possibile, si fanno anche dei dispetti. Però quando si arriva magari in questo periodo dell'anno, beh, è Natale, allora magari ci si fa addirittura gli auguri. Quando magari per il resto dell'anno, se si potesse fare la guerra a quella persona, la si farebbe volentieri. E più ci si avvicina alla fatidica data del 25 dicembre, e più in qualche maniera tante persone si sentono più buoni e in qualche maniera si parla, ma ripeto, più che altro è in chiave commerciale, qualche volta in chiave religiosa soltanto, sul Natale. E qui però c'è la domanda di fondo: di quale Gesù si parla a Natale? A me non sembra che si parla del Gesù che rimproverava, per esempio, gli scribi e i farisei, quelle persone che all'epoca erano i religiosi appunto dell'epoca, persone apparentemente pie, ma che nella realtà avevano un atteggiamento falso e ipocrita molto marcato, e Gesù lo faceva notare. Non si parla per esempio di Gesù che scacciava i mercanti dal Tempio, non se ne parla, perché il Gesù che scaccia questi mercanti dal Tempio, insomma, non è proprio il massimo politicamente corretto. Tu non puoi fare questo, e Gesù invece lo ha fatto. Si evita di accennare al Gesù che mangiava addirittura con i pubblicani e con i peccatori. E chi sarebbero questi pubblicani e i peccatori? Forse oggi si potrebbero paragonare, che so io, a gente che è marcata, è marchiata, diciamo, dal peccato. Magari uno penserà di tossicodipendenti, oppure penserà a quelle persone, o uomini o donne, che si prostituiscono per quattro soldi, per una manciata di soldi per comprare un'altra dose di droga. Pubblicani e peccatori, magari l'alcolista, per dire. Cioè erano persone, con questo termine, che all'epoca venivano marchiati come peccatori. E Gesù mangiava anche con loro. Ecco, di questo Gesù non si parla. Non si parla neanche del Gesù che si rattristava nel constatare la durezza del cuore umano, che gli resisteva, lo respingeva, sia all'epoca come anche oggi tante persone, pur definendosi cristiane, in realtà praticamente il Vangelo, ma neanche gli degnano di uno sguardo, perché quel Gesù che parlava con tanta chiarezza lo fa con altrettanta chiarezza oggi, e quel Gesù in verità dava fastidio, come anche oggi. Il Gesù invece del quale si parla tanto in questi giorni natalizi è un altro. È quel meraviglioso, dolcissimo, infantile e tenerissimo, aggiungerei addirittura un po' paffutello, Gesù bambino. Come se Gesù fosse rimasto dopo 2000 anni e passa come se fosse rimasto sempre un fagottello di pochi chili, un neonato. Il Gesù bambino, ma quanto è bello, quanto è simpatico quel Gesù bambino, ma finché rimane bambino, piccolo, neonato. Mi domando, e lo domando anche a voi cari amici in ascolto, perché si parla quasi esclusivamente del Gesù bambino, come se fosse rimasto sempre tale? Perché, diciamolo, fa comodo. In fondo, se tu ci pensi bene, caro amico, un bambino può essere pilotato a dovere. Che so, gli vuoi insegnare una canzoncina? La impara e te la ripete. Vuoi insegnargli, che so, delle cose belle? Le impara e le ripete. Vuoi insegnargli delle cose cattive? Non c'è problema, le impara e le ripete. Quanti genitori a volte si lamentano: ma dove hai sentito queste cose? Magari quel bambino le ha sentite proprio dette dal papà o dalla mamma o a scuola. Il bambino è come una spugna, assorbe e poi dà fuori. Un neonato, ecco perché Gesù bambino fa comodo, non dà fastidio. Un neonato ha bisogno di attenzioni, di cure. Ma ve li immaginate? Gesù ha avuto necessità di questo genere. Ma Gesù non è rimasto sempre un neonato, di piccolo, di qualche chilo.
Gesù crescerà e lo vedremo. Invece Gesù bambino, in qualche maniera il Gesù bambino intenerisce anche il cuore più abbruttito dal vizio, dal peccato. E a dirla tutta, in questa distorsione del perenne Gesù bambino si fa fatica a scorgere la maestosa deità dell'eterno figlio di Dio. Ecco perché il cuore mi si intristisce nel vedere come è stato deformato l'evento glorioso del Natale, evento che Dio ha dovuto attuare a causa della caduta dell'uomo nel peccato e a causa della conseguente perdizione dell'essere umano, dato che l'uomo è nell'impossibilità di salvarsi con i suoi mezzi, non importa se sono mezzi religiosi, pellegrinaggi, opere buone o altre cose del genere. Ma quello che l'uomo non è in grado di fare, cioè salvarsi da solo, lo ha fatto Dio, provvedendoci che cosa? Il Salvatore, e quella salvezza che soltanto Lui poteva realizzare, inviandoci e donandoci il suo unico figlio, Gesù Cristo. Ecco, amico caro, che cosa è il Natale. È l'evento più bello, per certi aspetti, che ci riguarda veramente da vicino, perché tocca la nostra salvezza personale dall'inferno. Vedi, ci fu una volta una conversazione fra Gesù e un giovane che era socialmente benestante, per non dire proprio ricco. Questo giovane si rivolse a Gesù, mosso, diciamo, dalle migliori intenzioni. Voleva sapere cosa avrebbe dovuto fare per salvarsi. I discepoli seguirono quella conversazione fra questa persona e Gesù e rimasero sbigottiti, confusi addirittura, quando capirono da questo colloquio fra Gesù e quel giovane ricco e religioso, capirono i discepoli che neanche un ricco in denaro o in opere buone poteva salvarsi da solo. E allora fecero a Gesù una domanda: ma allora chi può essere salvato? Questo noi lo vediamo scritto nel Vangelo di Matteo al capitolo 19, versetto 25 a 26. I discepoli chiesero a Gesù: chi allora può essere salvato? E Gesù, rispondendo a loro e ai discepoli, fissando lo sguardo su di loro, versetto 26, disse: agli uomini questo è impossibile, ma a Dio ogni cosa è possibile. L'uomo, caro amico, non può salvare né se stesso e neanche gli altri. La salvezza appartiene a Dio. L'uomo, la donna, il giovane, l'anziano, il bambino, l'unica cosa che deve fare è prendere atto di quello che è un peccatore perduto, e per essere salvato da Cristo, per essere salvato dal Signore, deve riconoscere questo e chiedere onestamente al Signore Gesù Cristo e con sincerità: Signore, perdonami per il mio stato di peccato, abbi pietà di me, salvami. Ecco quello che la persona deve fare. Ora, oltre che parlare di Gesù bambino, in questi giorni considerati natalizi, c'è un'altra cosa che molti fanno, cioè scambiarsi i regali. E probabilmente anche tu hai fatto, stai facendo la stessa cosa. Magari non si fanno più quei regali strani e inutili come si facevano magari, io mi ricordo, negli anni 70, 80, 90, dove c'era un discreto benessere, che non di rado si facevano regali totalmente inutili, però bisognava farli. Oggi è un po' diverso, si fanno regali più utili, però stranamente concentrati proprio in questo periodo. Un po' tutti, a fine anno, sono impegnati in una specie di gara, una corsa frenetica. Tanto è vero che i giornali, la TV, i cosiddetti social, internet, si spendono generosamente distribuendo consigli a destra e a manca per soccorrere quei poveri sventurati che ancora ricercano disperatamente il 23 di dicembre o il 24 di dicembre di cercare dei regali da fare al marito, alla moglie, ai figli, ai genitori, alla suocera, al conoscente, al collega di lavoro e via di questo passo. Ma perché tutto in questo periodo? Perché tutto concentrato così in maniera assurda?
E il motivo ci sta. Cioè, in questo caso dobbiamo chiederci, questa gara a fare regali, perché? E il motivo c'è, perché a prescindere dal 25 di dicembre, che è stata una data fissata per una serie di motivi, però fatto sta che il Signore Gesù è venuto a nascere su questa terra, è venuto a essere un neonato, ma poi è cresciuto, come dicevo. E allora noi vediamo in questo un dono meraviglioso, un dono, come dire, un regalo che nella sua grazia Dio ha fatto all'umanità, a ogni singola persona. E allora l'uomo cosa fa? Dio ci ha fatto un regalo, anche noi dobbiamo fare regali agli altri. Bah, non è che sono contrario a questo, ma mi chiedo perché concentrare tutto in questo periodo. Cioè, ci sono 12 mesi dell'anno, no, bisogna arrivare all'ultimo mese dell'anno per concentrarsi e fare regali alle persone. Dio ci ha fatto un dono meraviglioso, ma nei nostri regali, se noi vogliamo cercare di imitare in qualche maniera il Signore Dio, lo stiamo, come dire, scimmiottando, mi sembra. Dio invece ci ha fatto un regalo veramente non soltanto utile, ma indispensabile, eccezionale. Quindi soffermiamo un attimino la nostra attenzione almeno su alcuni, come dire, meravigliosi doni che Dio ci ha fatto in Cristo. Per esempio, il dono ineffabile. È scritto nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 9, versetto 15, ripeto, seconda lettera ai Corinzi, capitolo 9, versetto 15, è scritto così: sia ringraziato Dio per il suo dono ineffabile. Ma quanto è bella questa parola, quanto è bello questo aggettivo. Queste sono le parole che l'Apostolo Paolo scrisse in questa lettera. Perché adoperò proprio l'aggettivo ineffabile? Il motivo c'è. Si adopera questo aggettivo soltanto quando non troviamo altri termini che possono pienamente esprimere quello che sentiamo o proviamo in relazione a qualche cosa. Può essere un evento eccezionale, un'esperienza intima e profonda. Ma in questo caso, ringraziato sia Dio per il suo dono ineffabile, in questo caso noi vediamo che il dono è ineffabile per almeno due motivi. Il primo motivo è perché il dono è il donatore stesso, e in secondo luogo perché egli, Dio, non è che ci ha dato qualcosa che è al di fuori di se stesso. Il Signore Dio ci ha donato se stesso in Cristo, nella seconda persona della Trinità. Vedete, noi quando facciamo dei regali, diamo qualcosa che è al di fuori di noi stessi, lo compriamo. Certo, qualcuno potrebbe dire, io ho dato il mio sangue, io sono un ex donatore di sangue, per esempio, lo ero finché la legge me lo consentiva, fino a 65 anni. Altri donano il midollo spinale, c'è chi dona un rene, per dire. È qualcosa che viene dal di dentro di noi, e questo è vero, ma è completamente diverso da quello che Dio ha fatto. Noi doniamo qualche cosa che quasi sempre è al di fuori di noi stessi. Compriamo, andiamo nei negozi e vedi questo passo. Dio è nello stesso tempo dono e donatore, perché è Lui che è venuto a fare questo miracolo della incarnazione. Il secondo dono che Dio ci ha fatto in Cristo è un amore senza eguali. Gesù dice, qui vi leggo un versetto nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 15, versetto 9 e versetto 13, Giovanni capitolo 15, versetto 9 e versetto 13, Gesù disse ai suoi discepoli, che dice, io vi ho amati come il Padre ha amato me. Come il Padre mi ha amato, anch'io ho amato voi. Lo stesso tipo di amore, un amore totale, divino, perfetto. Noi non riusciamo a capire cosa vuol dire la parola perfezione. Dio sì, invece, perché Lui è perfetto. Quindi Gesù diceva, vi ho amati nella stessa maniera, con la stessa intensità. E poi Gesù dice, nel versetto 13, il mio amore ve l'ho manifestato in maniera specifica, dando la mia vita per voi. Infatti dice, nessuno ha un amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Gesù definiva i discepoli amici, ma dava un senso a quella parola molto più ricca di quella che gli diamo noi. Noi a volte diciamo, quello è un mio amico, ma così, lo diciamo così per dire, ma nella realtà
tante volte non è vero. Invece Cristo ci definisce addirittura suoi amici. Certo, lo dice, se facciamo le cose che piacciono a lui. E qui dobbiamo chiederci, avremmo potuto chiedere a Dio un amore più grande? Conosci tu un amore che sia paragonabile a quello di Cristo? È davvero meraviglioso riflettere su questo. Cioè pensare che proprio persone come te, come me, sono stati e siamo tuttora l'oggetto dell'infinito amore di Dio. È qualcosa di meraviglioso. Un terzo aspetto del dono che Dio ci ha fatto in Cristo è la pace vera. Nel Vangelo di Giovanni, ancora, al capitolo 14, versetto 27, Gesù disse: io vi lascio pace, vi do la mia pace, io non vi do come il mondo dà. Perciò il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Gesù dice: io vi lascio pace, la mia pace, che non è mancanza di guerra, è pace reale. In questo mondo che è enormemente affamato di pace, quando invece è dilaniato costantemente da odi e da guerre, si può con certezza avere la pace con il Signore di Dio, accogliendo Gesù Cristo nella propria vita come Salvatore e Signore personale. Perché da quel momento il Signore Gesù ti riconcilia, ti ha riconciliato con Dio. Un altro aspetto di questo dono meraviglioso che Dio ci ha fatto è una gioia grandiosa, perché è fondata sulla risurrezione fisica del Cristo. Nel Vangelo di Luca c'è un brano discretamente lungo, Luca capitolo 24, dal versetto 36 a 53. Se avete la possibilità di annotarvi questi versetti, ve li potete poi leggere con tranquillità. Luca capitolo 24, versetto 36 a 53. Si parla qui dell'incontro che Gesù ebbe dopo la morte, dopo la risurrezione, con i suoi discepoli. E lì per lì i discepoli erano smarriti, ebbero paura, perché pensavano di vedere uno spirito. Mentre si parlavano di queste cose, Gesù stesso comparve in mezzo a loro e disse: pace a voi. Vi leggo qualche versetto, Luca capitolo 24, versetto 36. Gesù disse: pace a voi, ma i discepoli, sconvolti e atterriti, pensavano di vedere uno spirito. E Gesù disse loro: perché siete turbati? Perché vi sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani, guardate i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi, guardate, perché uno spirito non ha carne e ossa, come vedete che ho io. E detto questo, mostrò loro le mani e i piedi. E siccome per la gioia non credevano ancora e si stupivano, disse loro: avete qui qualcosa da mangiare? Essi gli porsero un pezzo di pesce arrostito. Gesù lo prese e mangiò in loro presenza. Mangiò davanti a loro. Cari amici, la risurrezione è qualcosa di stupendo. Non si era mai visto una cosa del genere e mai più c'è stata nel futuro. Gesù Cristo è morto, ma è risuscitato. Quindi quello che doveva essere la sua sconfitta totale è stata invece la sua vittoria assoluta. E tutto ciò è sempre conseguenza di questo dono meraviglioso che Dio ci ha fatto in Cristo, nel famoso cosiddetto Natale, come diciamo noi oggi. Un altro aspetto di questo dono meraviglioso che Dio ci ha fatto è un riposo sicuro. Il mondo nel quale io e voi viviamo affonda nei vortici, nelle insicurezze di ogni genere. Invece il Signore ci dà un riposo stupendo, e lo abbiamo questo riposo soltanto quando ci rivolgiamo a Cristo. Proprio Gesù, e qui vi leggo delle sue parole dal Vangelo di Matteo, capitolo 11, versetto 28 a 30, Gesù disse: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Io vi darò riposo, disse Gesù. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime, perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero. Venite a me, voi che siete stanchi e carichi. Amico mio, io spero con tutto il cuore che tu sia una di quelle persone che ora si rivolgono a Cristo per accoglierlo come Salvatore della propria vita. Il penultimo aspetto di questo dono che Dio ci ha fatto è la vittoria. Vittoria totale.
L'Apostolo Paolo, nello scrivere ai credenti di Roma, scrisse queste parole. Vi leggo Romani capitolo 8, versetto 37. L'Apostolo Paolo così scrisse: proprio nelle situazioni più devastanti, nelle prove, nelle persecuzioni, nelle difficoltà più terribili, disse: in tutte queste cose noi, cioè i credenti in Cristo, siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Quindi, caro fratello, cara sorella, caro amico, si può essere e si è vincitori soltanto in Cristo. L'ultimo aspetto che voglio considerare brevemente in questi doni che Dio ci ha fatto è la vita eterna. Sempre l'Apostolo Paolo, nella lettera ai Romani, al capitolo 6, versetto 23, così scriveva: il salario del peccato, come dire la conseguenza del peccato, è la morte. Ma il dono di Dio, vedi, dono, non merito. Il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, il nostro Signore. E questa affermazione è il coronamento di tutte le cose che Dio nella sua grazia ci ha donato. Ed è meraviglioso sapere che un giorno ogni persona che ha messo in Cristo la propria fede, e spero con tutto il cuore che ci saranno anche stasera delle persone che faranno questa decisione di rivolgersi a Cristo e chiedere a Lui di salvarli, sappi che dal momento che tu accogli Cristo nel tuo cuore e Lui ti salva, un giorno, per la grazia di Dio, comparirai anche tu alla presenza del Signore per godere la vita eterna, invece che meritare il tuo castigo, che sarebbe stato l'inferno. In conclusione, questo mondo commercial materialista nel Natale cerca che cosa? Dei buoni affari. E indubbiamente per molte ditte, centri commerciali, negozi, a fine anno i conti tornano, perché la gente spende in questo periodo. Ecco perché la tredicesima, come dicevo prima, ce la danno a dicembre. Invece il mondo mistico, religioso, nel Natale cosa cerca? Cerca l'autoappagamento della propria coscienza, cercando in qualche maniera di rabbonire Dio con delle suggestive e imponenti funzioni religiose che spesso sono a metà strada fra il magico e il religioso, trattando praticamente Dio come se Dio fosse una specie di Babbo Natale un pochettino poco lucido. E si lascerebbe quindi abbagliare da tanta pomposità religiosa. Se voi andate a vedere nei Vangeli, non trovate tutta questa pomposità religiosa per quanto riguarda Cristo. Chi si aspetta dal Natale queste cose, cioè soltanto qualche cosa di materiale o di sentimentale religioso, resterà profondamente deluso. Sapete quando? Il 26 dicembre, cioè il giorno dopo Natale. Perché si accorgerà di essere ripiombato di nuovo nella disperazione e nell'amarezza, perché avrà inseguito questa persona le sirene del materialismo o della religiosità, cose che non hanno niente a che fare con il Natale del Signore Gesù Cristo. E queste cose qui, sia i regali, gli alberi belli addobbati, i bei dolci che si mangiano, oppure le funzioni religiose che dal punto di vista sentimentale danno qualche cosa, poi cosa succede? Finita la festa, finisce tutto questo e si ripiomba in quella miseria morale e spirituale di prima. Invece coloro che hanno posto la loro fede in Cristo Gesù, che è stato bambino, certamente, è stato neonato, ma è diventato adulto, ha dato la sua vita sulla croce ed è risorto trionfante dalla morte per tornare nella gloria celeste, le persone che hanno posto la loro fede in Cristo, il Cristo di cui parla la Bibbia, non hanno bisogno di aspettare il 25 dicembre per avere qualcosa di speciale da Dio. Perché sia prima che dopo il 25 di dicembre, la persona che ha messo in Cristo la propria fede ha già ricevuto tutti i doni veri e duraturi che Cristo ci ha fatto salvandoci. E ricordiamoci, miei cari, che questi doni sono il prodotto della grazia di Dio e sono disponibili ancora oggi per chiunque si ravvede del proprio stato di peccato, per chiunque si rivolge a Cristo, chiedendo a Cristo la salvezza. Quindi non è che ti rivolgi, mio caro amico, a un tenerissimo infantile bambino Gesù.
No, tu ti rivolgi al Gesù che ha dato la sua vita sulla croce, al Gesù adulto, che coscientemente ha dato la sua vita in croce anche per la tua salvezza. Perciò chiedi a Lui, a Gesù, di venire nella tua vita e di salvarti. Quella salvezza che Lui ci ha provveduto morendo in croce per noi e risuscitando dalla morte. Che il Signore di Dio, nella sua grazia, benedica ciascuno di noi e che ciascuno di noi che ancora non ha posto la sua fede in Cristo lo faccia questa sera stessa, chiedendo a Cristo di venire in Lui e di salvarlo. Vi lascio con questo augurio, con questa speranza, con questa preghiera nel mio cuore, in attesa di rivederci, per quanto mi riguarda, la prossima volta. Buona serata a tutti. Grazie, grazie Franco, grazie per questa presentazione molto importante. Anch'io mi auguro che qualcuno questa sera possa riflettere, lo possa fare, possa invitare nel proprio cuore Gesù come Signore e come Salvatore. È il regalo più grande questo che uno può ricevere, no? È il vero Natale, far nascere Gesù nel proprio cuore. Vogliamo pregare insieme prima di salutarci, Franco? Sento di chiedere al Signore di benedire il seme che è stato seminato attraverso di te. Preghiamo insieme, chiedo anche a tutti i presenti di unirsi in preghiera con noi. Poi preghiamo. Padre, ti ringraziamo per la tua parola, molto chiara, Signore, efficace, perché è la tua parola, non è parola di uomo. È la nostra preghiera, Signore, che qualcheduno questa sera forse si sente solo, forse si sente non capito, possa trovare pace e consolazione nel proprio cuore attraverso quanto è stato detto, Signore, quanto è stato predicato. Che qualcuno possa sceglierti, Signore, di riceverti affinché possa sperimentare il vero Natale, la nuova nascita, non solo una festa di consumismo, ma un momento, Signore, di nuova nascita nel proprio cuore. Ti ringraziamo per come hai sostenuto Franco nella predicazione anche questa sera, nel nome di Cristo Gesù. Amen. 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 Grazie Franco, grazie anche con la tua tosse, siamo riusciti ad ascoltarti bene. E prendiamo l'impegno di pregare per te, ti chiediamo a tutta la fratellanza di farlo affinché tu ti possa ristabilire bene. E noi ci vediamo il nuovo anno, con te abbiamo di nuovo l'appuntamento, ma il nuovo anno per il 2021 ci salutiamo e grande benedizione nel nome del Signore, caro Franco. Hai finito tutta la voce, hai finito di predicare, adesso c'è la tosse. Dio ti benedica, un abbraccio, ciao Franco. Ok, allora ringraziamo il Signore per questa serata, vi ricordiamo chi è interessato può contattarci, ecco anche Radio Logos salutava Franco, può contattarci al nostro numero WhatsApp, SMS, numero di Cristiani Online 350 152 20 21, ecco regia ho fatto prima di voi, lo ripeto 350 152 20 21, oppure la nostra email cristianonline@gmail.com. Sono quasi finiti i calendari e gli ultimi pacchi proprio per i ritardatari. Se volete, sono proprio gli ultimissimi rimasti, se volete potete ordinarli per poterli distribuire nel nome del Signore. Se qualcuno di voi non riesce a distribuirli ma vorrebbe che qualcun altro lo facesse per voi, potete comunque acquistarlo, noi provvederemo a inviarle ai dei servitori che li distribuiscono per voi. Dio vi benedica, un abbraccio a tutti, domani sera avremo Pasquale Di Nunzio, domani sera su Cristiano Online, e ci porterà un tema straordinario, la buona notizia di una grande gioia per te. Poi sabato ci sarà Fares Marzone. Vi abbraccio a tutti nel nome del Signore, un saluto a Radio Logos. A presto su Cristiano Online. Dio vi benedica.
Confiderò.